Terza corsa, cavalli di categoria D, sono in 7 al via in questo premio Santillana. 1 una bella gara, Antonio Greppi, 2 Sheridan, 3 Badrian Joni, 3 Radesca Daghi, Alessandro Raspante, 4 Viperina Spin, Maurizio Cheli, 5 un vero KBD, Antonio Di Nardo, 6 Velina Jet, Patrizia Baldi in seconda fila, 7 Uru Kenyatta, Vincenzo Piscuoglio dell'Annunziata. Stacco della macchina, parte fortissimo Viperina Spin, al pari di un vero HBD. Poi vediamo il numero uno di una bella gara, rimasta di fuori Radenska Daghi. Siamo sulla curva con Viperina Spin e Maurizio Cheli al comando. Si accoda secondo un vero HBD davanti a una bella gara. 14-2 il parziale. Vediamo ora, si forma una lunga fila indiana, ma Antonio Greppi rompe gli indugi. Va a chiedere strada e molto probabilmente la otterrà. Vediamo Viperina Spin reagire. Non so se per farla spendere un po' proprio per rimanere davanti, anzi vuol Numero rimanere 7, davanti Uru Maurizio Cheli. Kenyatta, Insiste squalificato. una bella gara, ma Viperina Spin ma molto aggressiva, vuole rimanere al comando. Intanto la rottura di Uru Kenyatta centro gruppo. Rimane al comando Viperina Spin dopo 600 metri in 44,2 su un vero KBD. Ora se la deve fare al largo una bella gara, la sua schiena è presa da Velina Jet, poi lungo la corda Sheridan Treb a precedere Radenska Daghi. Il giro in 59 secco, con in vantaggio la figlia di Nadal Shiba della scuderia Brigi di Roberto Stancari che conduce con all'esterno una bella gara. Poi lungo la corda sempre un vero HBD, davanti a coperto ora da Velina Jet, la curva in 15,7, viene fuori un primo chilometro in 1,14,7, ma Viperina Spine ancora battistrada, una bella gara, insiste con pressarla all'esterno, sempre davanti al numero 5 di un vero HBD, retta di là ancora in 14,9, insiste una bella gara, molto bello il duello, si prepara anche Velina Jet, poi Sheridan Treb che allarga, infilato dentro da Radenska Daghi. Siamo a 200 metri dalla conclusione, con in vantaggio ancora Viperina Spin, insiste a pressare una bella gara, si butta di dentro un vero HBD, ancora tutto da giocare, retta d'arrivo, una bella gara, di dentro un vero HBD, alla fine un vero HBD su una bella gara, un vero HBD viene a vincere su una bella gara, Viperina Spin 1,14,7 al quarto probabilmente Radenska Daghi. Alla fine ha avuto la meglio un vero HBD Antonio Di Nardo per Lorenzo Baldi. Dopo tante corse di fuori, oggi ha usufruito di schema ad hoc, gli è venuta decisamente bene, è riuscito a pizzicare probabilmente adesso, perché ci sembra che abbia battuto. Rivediamo una bella gara perché i due sono molto vicini, però secondo me 2-3 centimetri di vantaggio. Per il maschio ci sono tutti. Un vero HBD davanti a una bella gara, una comunque combattiva e molto valida Viperina Spina, al quarto Radenska Daghi. La quota per un vero HBD 4,33. Il doppio di Antonio Di Nardo.